vantaggio discreto. Bisognerà vedere il distacco di Manninen, che dovrebbe essere in nona posizione probabilmente. Ottimo sesto posto di Thorsten Schmidt. Di quelli della prima schermata, a mio avviso, nessuno sale sul podio. Forse Biller ce la può fare ed eventualmente Stecher. Manninen è nono, decimo Geiser a pari merito con Manninen, Tallus undicesimo. Però da Manninen in giù i distacchi sono contenuti. Ackermann è sedicesimo davanti a Gottwald, praticamente lo stesso distacco. Nella prossima schermata ci sarà anche Magnus Mohan, che è un altro di quelli che può recuperare nel fondo. Mohan 24esimo a 2.32. Però i conti vanno fatti su Runnanen, che ha 48 secondi di distacco da Biller, e lì il distacco tutto sommato è recuperabile. Bill de Mong 25esimo, un altro di quelli che può recuperare. Michielli 27esimo, 2.44, ha fatto leggermente meglio in questa seconda serie, ha recuperato una posizione. Possiamo essere soddisfatti dietro a due atleti come Asenei e Kirkeisen che possono rimontare. Speriamo che possa conquistare qualche punticino, arrivare nelle prime 30 posizioni sarebbe già un ottimo risultato. La gara in Coppa del Mondo, più avanti nel circuito, spesso e volentieri si ostina. Tech dice che sarà molto diversa oggi la storia, difficilmente Christoph Biller riuscirà ad arrivare solo al comando. Anche se poi una posizione così buona non l'ha mai avuta, era 3 minuti, quindi difficilmente lo rivedremo in seconda posizione. Ivan Rieder si può difendere, soprattutto la prova di salto è a 1 minuto 04 di distacco da Biller. E lo stesso discorso vale per Mario Stecher, che in top Schmidt, che è il sesto a partire con 1 minuto 36 di distacco, invece si può difendere, e che per lui vale il discorso di Biller. Spesso e volentieri la distribuzione delle forze durante i 15 km non è proprio ottimale. Devo dire che alla fine non mi stupirei se sul podio arrivassero i soliti Manninen, Ackermann e Gottwald, anche perché sarà facile che entrino nei primi 5, questo è già scritto. Però per gli uomini che vediamo davanti loro, un dato importante, e in palio anche la vittoria di questo Warsteiner Grand Prix, che molti in maniera così un po' folcloristica hanno denominato come tre trampolini. In questo momento Ackermann ha 15 punti di vantaggio su Manninen. Questo che cosa significa? Che se Manninen arriva davanti ad Ackermann, probabilmente vince lui il Warsteiner Grand Prix, come è accaduto l'anno scorso. Facile. Esattamente giusto, Max, il vincitore guadagna 100 punti, il secondo 80, il terzo 60, quindi ci sono 20 punti di distacco tra queste prime tre posizioni. Qualora Manninen si piazzi avanti a Ackermann, anche secondo Manninen, terzo Ackermann, sarebbe suo il successo. Sì, ma neanche di troppo nel salto, poi diventa il cliente. Intanto ci scrive Cristina, che ci dice che suo papà è un grandissimo fan di Manninen e saluta tutti gli spettatori in Italia. E questo è un dato interessante che ci segnala Cristina: in Finlandia la TV non sta trasmettendo la gara, la TV di stato finlandese. Ed è sinceramente molto sorprendente questo fatto, anche perché la Finlandia è un paese che fa dello sport anche una ragione di vita sociale molto importante. Praticamente tutti fanno sport in Finlandia, sia nelle scuole elementari, medie e via via superiori. C'è lo sport è proprio visto come uno degli aspetti sociali importantissimi della vita. Il fatto che non venga trasmessa dalla televisione finlandese la gara, con un Hannu Manninen così forte e con le Olimpiadi ormai alle porte, è un po', lascia un po' stupiti. Di fatto sopperisce Eurosport, anche Hannu Lepisto, il tecnico azzurro del salto, in una stagione in cui non ha fatto l'allenatore, ha fatto il commentatore per Eurosport Avia per mettere a visione delle gare. Intanto un dato interessantissimo dopo un chilometro 400 metri, mentre Manninen è già in rimonta. Biller ha incrementato il suo vantaggio nei confronti di Runnanen e di Rieder, che hanno perso già parecchio. Manninen ovviamente ha recuperato, e direi già 13 secondi in un chilometro e mezzo. Se il passo è questo, per un discorso matematico, puramente matematico, Manninen recupererà. In diretta con Schonach, la regia in questo momento ci inquadra un atleta di casa, Jens Geiser, che è in compagnia di Georg Ettik. Con il pettorale numero 7 c'è anche Bernhard Gruber. Questo è un trenino che non va lontano sulla carta, nessuno di loro terreno. 15 secondi che non sono pochi. Runnanen, che proviene da Rovaniemi, così come Hannu Manninen, da Koivuranta, suo coetaneo e atleta che ha ottenuto risultati migliori anche a livello juniores. Manninen è già terzo. Anche in questo caso per la squadra finlandese è meglio avere problemi di abbondanza. Il fatto che magari Koivuranta metta un po' in ombra Runnanen, Finlandia nella combinata nordica. E poi una nota di colore, Max, sembra folta la presenza di pubblico sui due lati della pista.
Sì, Majdlenikov è l'ultimo del trenino dalla quinta posizione in poi e sembra già in grande difficoltà. Mane Gottwald, eccoli qui. Ackermann davanti, Gottwald dietro. E se non sbaglio c'è anche Mohan in fondo. Mohan ha quasi ripreso Ackermann e Gottwald. Attenzione che Magnus Mohan sugli sci è straordinario. E probabilmente Ronnie Ackermann non si è così abituati a vederlo davanti a tirare. In genere, soprattutto nella scorsa stagione, preferiva la classe 1983, quindi tra gli atleti di primissimo livello il più giovane sulla carta. Ovviamente rispetto all'anno Manninen visto quantomeno fino alla scorsa stagione, speriamo per lui che questa possa essere diversa da quella dell'anno scorso, perché sì, intanto c'è un momento importante della gara, poi torniamo su Manninen che fatica negli appuntamenti importanti. Direi che sia Ivan Rieder, inquadrato dalla regia, che Mario Stecher si sono accodati a Hannu Manninen, insieme vanno a riprendere il giovane Runnanen. Vedremo se Stecher riesce a mantenere il passo di Manninen. L'atleta più veloce in pista in questo momento è sicuramente Magnus Mohan, che ha dato anche 15 secondi a Manninen, almeno per ora. Però ripeto, leggermente contatto, se non ho visto male. Esatto. Mario Stecher insiste nel seguire Hannu Manninen e fa impressione vedere la stazza fisica di Manninen rispetto a Runnanen, sembrava grande quasi il doppio. Manninen che è molto atipico come saltatore. Alla casella di posta elettronica diretta @eurosport.com ci ha scritto Benito, che sottolinea che Manninen, se non soffre di qualche crisi sul finale, dovrebbe essere favorito, anche perché Biller difficilmente potrà resistere al ritorno del finlandese. Io in linea di massima mi trovo d'accordo con l'osservazione di Benito. Sulla carta Biller non ha una tenuta su 15 km, però in occasione della prova di RuPaul tutti pensavamo che Manninen avesse già vinto e poi la gara è finita diversamente. Intanto ti segnalo che il trenino di Gottwald, Magnus Mohan direi anche, e Ronnie Ackermann ha praticamente ripreso gli atleti che sono dalla sesta posizione in avanti. Che gara Magnus Mohan! Adesso c'è Gottwald che tira, Mohan in secondo e Ackermann terzo. Questi tre insieme possono fare davvero la differenza. Pensate che Magnus Mohan, rispetto a Biller, aveva da recuperare 2 minuti e 32. Adesso praticamente siamo a 1 minuto e 40. Vedendo questo poderoso lavoro di Magnus Mohan nella parte fondo, mi viene alla mente una frase che mi rimase impressa di un allenatore, che disse: un allenatore, per essere un bravo allenatore, deve avere anche un buon cavallo fra le mani, perché da un asino è difficile tirar fuori un cavallo. Decisamente cavallo di razza Magnus Mohan. Poi, visto che sono abbastanza giovani, possono rappresentare due degli uomini da battere nella combinata nordica. Andiamo a vedere la posizione del nostro Michieli dopo 2,5 km. Michieli è 27, si arriva. Mario Stecher sempre sulle code del finlandese. Uno Stecher che da questa situazione si potrebbe avvantaggiare oltremodo. Qui la regia ci inquadra due atleti nelle retrovie, col pettorale numero 33 Björk Kirkeisen, col 31 c'è Christian Betz e col 37 c'è il francese Sébastien Lacroix, un altro atleta che sugli sci è forte, però paga davvero troppo in questo momento nelle prove di salto. Direi che Manninen ha dimezzato il distacco nei confronti di Biller, partiva, si rilassa un attimino, arrivano Mohan, Gottwald e Ackermann e poi lì la gara si fa davvero dura. Indubbiamente Magnus Mohan sta con le mail. Stecher a fatica cerca di mantenere il passo di Manninen. Su Manninen ci scrive Adapozzi, che dice che secondo lui oggi è il favorito e vincerà, anche perché ha guadagnato tante posizioni in così poco tempo ed è una cosa che solo lui può fare. Quindi probabilmente, secondo Ada, si porterà a casa il Gran Premio birresco, in quanto Warsteiner è proprio una nota marca di birra. Poi ci scrive anche Hicca dalla provincia di Bari, che mi dice che la combinata nordica non viene trasmessa in diretta in Finlandia perché si è molto concentrati sul For Real Tournament, la tournée dei quattro trampolini, e ci domanda come mai noi di Eurosport non lo possiamo trasmettere in diretta. Il motivo è semplice, perché i diritti sono di RTL, emittente tedesca, che quindi insomma ci obbliga a non poter seguire la gara praticamente in tempo reale. Intanto Manninen ha staccato Stecher e per Stecher d'ora in poi si farà abbastanza dura. Anche perché dietro la gara continua ad essere animata, qui
Con il numero 3 vediamo inquadrato Ivan Rieder, assieme a lui regge tutto sommato bene Janne Ryynänen. Sì, oltre ogni aspettativa, per il famoso discorso fatto in precedenza su allenatori e atleti. Interviene anche Benito nella discussione alla casella di posta elettronica diretta a chiocciolorosport.com. Benito sottolinea che quasi sempre sono gli atleti che fanno la fortuna degli allenatori, raramente succede il contrario. Sicuramente non è 50-50 il rapporto, il grande atleta fa anche il grande allenatore, ma è molto importante il ruolo del tecnico. Allora vediamo chi c'è in questo gruppo: pettorale numero 24 Magnus Mohan, a seguire Felix Gottwald, poi Ronnie Ackermann, poi ci dovrebbe essere Bernard Gruber, con il 6 c'è Torsten Schmidt, con l'8 c'è Georg Ettig, poi direi che c'è con il 13 Marcel Oehlig, con il 10 c'è Jens Geiser e a chiudere Max Lenikov, un bel gruppone. E anche con l'11 c'è Jarkko Tallus, atleta finlandese che è migliorato moltissimo sugli sci stretti. Qui Stecker è stata tecnica e nella spinta in quella leggera salitella Olimpiadi, nel caso i mondiali. Per quanto riguarda Ronnie Ackermann, il tedesco è arrivato a quota 69 podi contro 67 di Manninen. C'è da fare un altro tipo di considerazione a questo punto, direi che Trebiller il destino è segnato, in 7,5 km 23 secondi verranno recuperati senza problemi. Ho l'impressione che in questo momento nel salto uno come Ronnie Ackermann non sia al top. È chiaro che se Ronnie Ackermann riesce ad avere una crescita, poi diventa un avversario più duro per Manninen, anche perché in volata non è completamente fermo e potrebbe provare anche a giocarsela, anche se poi in realtà negli ultimi head-to-head degli scontri diretti Manninen-Ackermann ultimamente ha sempre vinto Manninen. Se non fosse che l'Olimpiadi è un grande appuntamento, quasi quasi verrebbe da pensare discorso chiuso. In realtà Ronnie Ackermann ha ancora un mesetto davanti per finalizzare al massimo la sua parte tecnica sul salto, e lui è uno dei migliori saltatori in circolazione, tant'è che quando salta bene potrebbe tranquillamente partecipare alle gare di volo. Intanto, piccolo aggiornamento su Giuseppe Michieli, grandi notizie. Giuseppe Michieli in un gruppetto che lotta per la 21esima posizione, insieme a Tino Edelman, Michael Gruber, Pavel Churavi, David Kreiner, Willem Denifel e Florian Schillinger. Direi che rispetto a questi atleti è più forte sugli sci, per cui oggi potrebbe arrivare un buon risultato per Giuseppe, che se lo merita. Sottolineo che Maslenico sta tenendo il passo in questo momento di Mohan e del gruppo di Mohan, notevole, non aggiungo altro. Sì, bisognerà vedere fino a quando, conoscendo le caratteristiche del russo. In ogni caso mi era capitato di scambiare qualche chiacchiera con Paolo Bernardi, oltre a quanto sviscerato in diretta, e Paolo ha detto che il giovane Michieli ha risentito un po' del fuso orario nel ritorno dall'America, era un po' impaccato, oggi si sentiva molto meglio e lo sta dimostrando effettivamente in gara. Decisamente. Un minuto e 10 invece il distacco di Mohan, che al momento potrebbero avere la meglio su Biller, anche se Biller potrebbe anche aver amministrato in questi primi 8 chilometri, conoscendolo la vedo molto dura. Hai detto che non è un grandissimo amministratore, credo sia difficile che un atleta cambi da una gara all'altra il proprio atteggiamento, segno che non ha una grande capacità di lettura della gara. Manninen è davvero molto vicino all'austriaco. E invece Max, per quanto riportavi tu, probabilmente tra Mohan e gli altri ci si può aspettare magari un arrivo in volata, o tu pensi che Magnus possa imprimere un'ulteriore accelerazione e staccare qualcuno? Mi sembrava di aver capito che la pista non sia così dura dal punto di vista tecnico. No, non è durissima, io ho l'impressione che Mohan possa provare prima a staccare Stecker, cioè Stecker lo raggiungerà e penso che lo staccherà, a staccare Gottwald e Ackermann, anche se si tratta di due ossi duri e ambedue, sia Gottwald che Ackermann, hanno una buona velocità di punta in volata, quindi probabilmente per Mohan una soluzione anticipata potrebbe essere probabilmente la migliore. Ci ha scritto anche Alessandro Caputi che mi domanda se a mio avviso Manninen scoppierà. Questo non lo so, presumo di no, perché di defaillance ne ha avuto un paio nella sua carriera, per quanto ricordo, almeno in prove di fondo, quella di Ruppolding, ma anche quella di Ramsau di praticamente 3 settimane or sono, quando provò a seguire il passo di Mohan che partiva davanti. Riuscì a rimanere a 100 metri da Mohan per circa 3,5 km 4 e poi improvvisamente crollò e rischiò di perdere anche posizioni, perché da dietro poi sono risaliti fortissimo Osené, Christian Hammer e Ackermann, che quasi l'hanno raggiunto. Però intanto, a proposito di ricongiungimenti, Manninen ha preso Biller. E qui diciamo che non ci sarà più storia, in questo momento sono in discesa e rimarranno appaiati. Ho la sensazione che, come il terreno tornerà a divenire pianeggiante,
ci sarà poco da fare per Christoph Bieler, nessuna resistenza. C'è anche da dire che Manninen non si può permettere magari un rilassamento, per cui... Qualche buon segnale da parte di Giuseppe Michielli, l'altro azzurro di punta Jochen Strobl è molto forte sulla parte fondo, probabilmente se riuscirà a sistemare un attimino il discorso trampolino potrebbe essere lì davanti a combattere. E proprio a tal proposito arriva un'email di Benito che ci domanda come mai i nostri vanno meglio nel fondo piuttosto che nel salto, vedi appunto Jochen Strobl. È questione di tradizione, in parte sì, è più facile essere forti nello sci di fondo in Italia perché ci sono pochi impianti per saltare. La spiegazione fondamentalmente è questa. Ma per quanto riguarda lo stato attuale, i nostri atleti, Jochen Strobl ha sempre avuto delle difficoltà nel salto, lo scorso anno anche poca confidenza con i trampolini grandi, è migliorato un po', di fatto è più facile avere delle grosse discontinuità nel salto e l'esempio ci viene dato da grandissimi campioni che in una stagione arrivano tra i primissimi e l'anno dopo scompaiono. Piuttosto che nel fondo bene o male si ha una certa costanza di rendimento, è difficile avere dei grossi alti e bassi. Purtroppo nel salto è molto più difficile e per Jochen Strobl la difficoltà maggiore è nel salto. Invece per Giuseppe Michielli e Davide Bresadola il discorso è un po' ribaltato, sono entrambi molto forti nel salto. E se penso ai campionati mondiali, a Ronnie Ackermann che fondamentalmente ha portato a casa le medaglie con delle grandi prestazioni nel salto, sicuramente sono dei buoni segnali per i nostri giovani azzurri. Allora, iniziamo a dire che Bieler ha pescato un jolly, perché se riesce a tenere passo di Manninen può salire sul podio. E infatti in questo momento Bieler sta guadagnando su Stecker. Però aspettiamo il transito di Mohan e compagnia per capire qual è il vantaggio di Manninen e Bieler nei confronti degli inseguitori più temibili. È rimasto invariato negli ultimi due chilometri e questo segnale è importante. Mohan non sta più guadagnando niente, quindi a 57 secondi di distacco nei confronti di Hannu Manninen, dato decisamente da sottolineare, significa che Bieler potrebbe salire sul podio. Anche un secondo posto sarebbe il miglior risultato in carriera per Bieler, mentre vedo segnato il destino di Stecker. Permettimi due considerazioni, Max. La prima è che Ronnie Ackermann sembra tornato al ruolo per lui più abituale del succhi a ruote, si è piazzato dietro a Magnus Mohan e non se la sogna nemmeno di tirare. Magnus si è girato all'indietro per vedere se qualcuno gli desse il cambio o manforte, ma sembrava non è arrivata risposta. Esattamente. La seconda è la poderosa azione di Hannu Manninen nei confronti di Mario Stecker, che ha viaggiato con lui, se non erro, fino al quinto chilometro, se non sbaglio erano appaiati. Ora dopo altri 5 chilometri ha rifilato 38 secondi all'austriaco, davvero impressionante ancora una volta Hannu Manninen. Anche se non mi stupirei se poi Stecker si accodasse a Mohan e compagnia. Mohan qui sta attaccando, attenzione, Ackermann cerca di mantenere il passo del norvegese e anche Gottwald mi sembra ben in spinta. Bieler nel frattempo viene staccato da Hannu Manninen, mentre Giovanni Amendola del Piedimonte Mattese ci domanda quando scade il contratto di RTL con la Tournée. Credo in questa annata, non ne sono sicuro, sono informazioni di cui non disponiamo. Di fatto comunque Eurosport garantisce sempre tutti gli eventi e tutta la Coppa del Mondo del Salto. Questo è un grande vantaggio per gli appassionati del salto e anche per gli addetti ai lavori. Sicuramente un dato positivo. Alessandro Caputi mi domanda se è più giusto sottolineare che Manninen è più forte nella sprint piuttosto, nella Gundersen piuttosto che nella sprint. Direi non completamente, perché Manninen ha vinto più sprint che Gundersen in carriera. Infatti è paradossale, ma per il pensiero di un non addetto ai lavori potrebbe essere quello che, essendo la Gundersen, disputandosi la Gundersen sulla distanza di 15 km, il doppio rispetto alla sprint, un atleta forte nel fondo risulti avvantaggiato. Nella realtà, come hai detto giustamente tu Max, guardando le statistiche, paradossalmente Manninen ha vinto più nella sprint che non nella Gundersen. E questo perché la tabella di conversione è studiata proprio in modo da equilibrare i valori. E aggiungo io che Manninen è l'atleta che nella storia della combinata nordica ha vinto più sprint, ben 20. Questo anche perché la sprint è una competizione tutto sommato recente, all'inizio si gareggiava solo sulla Gundersen. Bieler mi sembra completamente saltato. Da dietro si vede ancora Stecker e non compaiono ancora Mohan e compagnia. Vediamo un attimo. E Mario Stecker sembra avere un passo leggermente migliore di quello di Christoph Bieler, potrebbe andare a recuperare sul connazionale, ma stanno rinvenendo, si sono intravisti gli sci, stanno rinvenendo Magnus Mohan, Ronnie Ackermann e gli altri due atleti del gruppetto. Decisamente un altro passo ancora rispetto a Mario Stecker per Magnus Mohan. Oltre ogni aspettativa Jaakko Tallius, che sta mantenendo il passo sempre che sia lui
direi è lui, Dimone e compagnia, ed è una novità, un Tallus così pimpante sugli sci stretti l'abbiamo visto molto raramente. Mohan sta perdendo nei confronti di Manninen, quindi Manninen in questo momento è l'atleta più veloce in pista, anche se poi Mohan ha perso un secondino. E vedo segnato il destino di Stecker, a mio avviso Stecker viene ripreso da questi. Bieler ha un vantaggio già importante, non so se in 3 km e 500 metri Mohan, Ackermann e Gottwald riusciranno a rientrare. Qui c'è un gruppone con tantissimi atleti che lottano probabilmente per la decima posizione, e da dietro sta rivenendo Wildemong, che è sedicesimo e forse un passo migliore degli altri. Eccolo lì sul fondo del teleschermo. Passami una battutaccia, Max, vedendo Ronny Ackermann sempre costantemente incollato dietro Magnus Mohan, e pensando a ciò che accadeva anche soprattutto nella scorsa stagione, quando era sempre alle spalle di Hannu Manninen, un grande conoscitore dei muscoli dorsali degli atleti della combinata nordica, perché sono davvero poche le volte in cui Ronny Ackermann si sia messo davanti quando era in dei gruppetti. Esattamente, Stecker viene ripreso in questo momento, però mi sembra che Ackermann sia decisamente pimpante, questo perché, come giustamente spiegavi in mattinata, lo staff tecnico tedesco, che è diretto da Hermann Weinbuch, che è stato un grandissimo della combinata nordica, ha impostato la preparazione proprio affinché i tedeschi, in particolare Ackermann e Kirchhayzen, fossero più performanti sugli sci stretti rispetto al salto. Questo cosa significa? Che secondo gli staff tecnici, non solo quello tedesco, in questo momento è più importante andare forte sugli sci rispetto a probabilmente saltare lungo. Di fatto, anche guardando la classifica della Coppa del Mondo dell'anno scorso, ci stanno più errori nella parte salto, quindi per quanto un atleta sia forte può sbagliare dei salti, e questo nell'arco della stagione avviene, mentre nel fondo gli alti e bassi sono davvero livellati. Salire di rendimento nella parte fondo significa garantirsi comunque migliori risultati spalmati lungo la stagione, e avendo una costanza maggiore e tarando proprio la preparazione sulle Olimpiadi, in teoria Ackermann dovrebbe essere più forte della scorsa stagione. Intanto c'è stato un contatto tra Gottwald e Mohan, che si sono guardati anche abbastanza male. Attenzione che Tallus è atleta veloce in volata, quindi se non lo fanno fuori prima potrebbe rappresentare anche un problema. Stecker viene raggiunto praticamente in questo momento, quindi 5 atleti in lotta per la terza posizione. Il vantaggio di Bieler invece resta di sicurezza. In 2,5 km si trova a difendere una quarantina di secondi, a meno di cedimenti repentini dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Decisamente sì, piccola nota di colore, giornata davvero stupenda questa a Shona, che folta presenza del pubblico su entrambi i lati dello stadio. È sempre più piacevole per gli atleti gareggiare davanti a un pubblico numeroso. Giuseppe Michielli, che è risalito fino alla 22esima posizione, ma in lotta per la 19esima. Il giapponese Takeyama sta perdendo terreno ed è 18esimo. Senz'altro da dietro arriva molto veloce Kirchhayzen, però con gli altri Michielli se la può giocare, potrebbe arrivare un ottimo piazzamento per lui. Quindi dovrebbe restare nei migliori 30, per quanto visto sin qui, Max. Sì, dovrebbe rimanere nei 30, ma potrebbe puntare anche un piazzamento nelle prime 20 posizioni, che sarebbe molto molto importante per Coppa del Mondo. Ah, qui c'è Gottwald davanti, Mohan subito dietro, ci dovrebbe essere Ackermann in terza posizione, così è, Jarkko Tallus è quarto e Stecker in quinta posizione in questo gruppetto, settima posizione assoluta. Difficilmente Stecker riuscirà a tenere il passo di questi, che mi sembrano decisamente più avanti. Sì, c'è da vedere se abbia fatto un po' di tattica Mario Stecher, non più giovanissimo, potrebbe aver capito che non c'era nulla da fare, aver risparmiato qualche energia quantomeno per riuscire a tenere il passo dei migliori. Se invece non ha fatto questo ragionamento, oppure non ha più birra in corpo, probabilmente tra qualche attimo perderà contatto con il gruppetto di Magnus Mohan e Ronny Ackermann. Benito ci dice che ha notato anche nelle gare di fondo di Coppa del Mondo che i tedeschi sono abbastanza succhi a ruote, e questo è vero. Tra l'altro nelle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo i tedeschi in assoluto, almeno in campo maschile, sono i più forti nelle gare di gruppo, e quest'anno si sono permessi di dominare sia la prova di Vernon in Canada che quella di Kenmore, e questo non è un dato così che può stupire, è proprio l'attitudine dei tedeschi in questo tipo di gara che viene fuori. Qui intanto Manninen si porta, sta arrivando ai 13,9 km e la gara sembra conclusa per la vittoria, anche se Manninen appare un po' affaticato, ma comunque un distacco importante nei confronti degli altri. Da capire se Bieler è saltato o riesce a mantenere la seconda posizione. Bieler che non compare ancora nella schermata, è in fondo, dovrebbe essere tranquillo Bieler. E credo che Magnus Mohan, da un certo punto in poi, penso a quell'attimo in cui si è girato indietro,
sia stato un po' innervosito dal punto di vista mentale, non più pensare solo a fare la sua gara e il miglior tempo, ma ha iniziato probabilmente a curarsi anche degli altri, perché fare tutto il lavoro per portare gli altri al traguardo e poi vedersi sopravanzare probabilmente non era la strategia migliore. Potrebbe giustificarsi anche così un po' questo stop nel recupero sui migliori, su Hanumanen in pratica. Ada Pozzi mi dice se Tallus, a mio avviso, si sta trattenendo per la volata, e sottolinea piccoli mani ne crescono. Beh, Tallus è un atleta di esperienza, così bene sugli sci non l'abbiamo mai visto. Secondo me sta faticando molto per tenere il passo di Moen e compagni, quindi non so se si stia tenendo per la volata. È chiaro che poi in volata potrebbe essere un brutto cliente, qui però mi pare un po' in difficoltà. Sì, è un po' in difficoltà il finlandese, ma non molla, è arrivato stremato, decisamente stremato in cima alla salita. Lo si può vedere anche dalla sua posizione, ma non molla, grande grinta di Jaakko Tallus oggi. Vuol davvero vendere cara la pelle, chissà che non riesca ad arrivare allo sprint, lì la fatica conta poi poco, esce fuori più la caratteristica fisica dell'atleta. E adesso qui inizierà una battaglia sportellata tra Moen, Gottwald e Ackermann probabilmente. In palio c'è la terza posizione, difficilmente andranno a prendere Biller in questo chilometro che li separa dall'arrivo, mentre Manninen dovrebbe essere a 200 metri dal termine della sua prova. Vediamo che cosa accade in questo tratto in salita. Se non sbaglio stava provando ad attaccare Gottwald, ma la regia ha staccato su Christoph Biller, che è in seconda posizione. Non escluso che gli altri siano in rimonta. Ci sono 80 metri tra Biller, Moen e Gottwald. Biller potrebbe farcela difendersi, però da dietro l'hanno visto e provano il tutto per tutto. Ackermann è rimasto staccato. Gottwald mi sembra quello più in palla in questo finale, mentre Manninen è tranquillo, dovrebbe andare a conquistare il quinto successo stagionale, il numero 36 in carriera. Si porta a casa anche il Warsteiner Grand Prix per il secondo anno consecutivo. Segnali di dominio, ma di dominio assoluto da parte di Manninen, che rischia di conquistare la terza Coppa del Mondo consecutiva in questa stagione. C'è stato sì qualche passaggio a vuoto, ma se lui riesce a saltare così bene, poi per gli altri è impossibile competere con il finlandese. E come l'anno scorso, Hanumanen in Coppa del Mondo, leader incontrastato, mentre dietro Biller sta per giungere al traguardo. E ce la fa forse per poco nei confronti di Moen e di Ackermann, che stanno sprintando forte. C'è di Moen e di Gottwald, scusate, Ackermann poi è in quinta posizione. Biller si salva, ottiene il miglior risultato in carriera, secondo Biller. Mentre per la terza posizione forse Moen riesce ad avere la meglio su Gottwald, che è quarto. Comunque grandissima gara di Moen, tempo più veloce sugli sci. In quinta posizione chiude Ackermann, sesto è Tallus, che però oggi ha disputato una gara sugli sci da circoletto rosso, grandissima prestazione di Tallus. Vediamo poi la volata per l'ottava posizione, perché settimo dovrebbe essere Stecker, che arriverà in solitudine. Eccolo lì Stecker sul fondo del rettilineo. Comunque Stecker conferma di essere a buon livello, e dietro vedo un paio di tedeschi che stanno concludendo la prova. Dovrebbero essere Schmidt e Marcel Ohlig. Anche Geiser era lì vicino, potrebbe essere anche Geiser uno dei tedeschi nelle prime posizioni. Più facile che siano Schmidt e Marcel Ohlig. Con il 13 direi che c'è Marcel Ohlig davanti, con il 6 c'è Torsten Schmidt, e dietro Bill de Mong, rimonta straordinaria, entra nelle prime 10 posizioni. Bill de Mong, che partiva con un pettorale superiore al 20, complimenti a lui. Poi arriva Ettik davanti a Geiser. Runnanen, ottimo tredicesimo, se non erro è anche il miglior risultato in carriera per Runnanen. Quattordicesimo Gruber, che si è difeso anche lui egregiamente, considerando la sua scarsa attitudine per gli sci stretti. Per Runnanen non è il miglior risultato in carriera, è il miglior risultato in carriera per Ognuna Gundersen. Ha fatto meglio nella Mastart di Ramsau, in cui ha concluso in 10,9. Era in 22esima posizione, ma in un gruppetto che lottava per la 19esima posizione. E mi chiedi sul fondo del teleschermo. Col 16 c'è Ivan Rieder, che sarà 16. Col 3 c'è Ivan Rieder, che sarà 16esimo. Col 12 direi che c'è il giapponese Atakeyama. Col 33 è arrivato Kirkaisen. Michielli dovrebbe essere 22esimo. 23esimo, è stato molto bravo Giuseppe, è arrivato dietro a un gruppo piuttosto folto di atleti. Con qualche metro in più nella parte salto sarebbe potuto essere avanti a tutto questo gruppetto, arrivare a ridosso dei primi 15. In ogni caso una prestazione molto consistente nel fondo per lui. Sì, sì. Per cercare di riprendersi
la guida della nazionale azzurra, di fatto questa competizione dovrebbe portare a una crescita sia di Jochen che una crescita ulteriore di Giuseppe Michielli. Intanto mi scrive Valerio che dice che se Ackermann e Gottwald avessero collaborato di più con Mohan, Biller sarebbe stato spacciato per il podio. Decisamente probabile, comunque vince Manninen davanti a Biller, terzo è Mohan, quarto Gottwald, quinto Ackermann. Michielli ha chiuso in 23esima posizione, Bildemong è decimo. Vi segnalo che non sono partiti Peter Tande, che non ha brillato oggi nella prova di salto, e come lui non è partito neanche Sebastian Asenei, che non è proprio al top, o meglio, sta attraversando un periodo di influenza e non è proprio al top sugli sci in questo momento, tant'è vero che Kircaiser sta facendo meglio di lui. Si è ritirato invece nel corso della gara Riegel, anzi non è, sì, si è ritirato Riegel nel corso della gara, Michielli 23esimo in un gruppetto che comunque ha lottato per la posizione numero 18, anzi facciamo anche 17 perché a Takeyama è stato raggiunto. Una prova positiva, potrebbe essere arrivato anche uno dei migliori 20 tempi nella prova di fondo per Michielli, e questo è un segnale da tenere in considerazione per le prossime prove. Per Manninen si tratta della quinta vittoria in stagione, eguaglia i 5 podi in stagione di Ronnie Ackermann, che oggi invece non sale sul podio. Manninen sale a 36 successi in Coppa del Mondo, i podi sono 68, quindi diventa il secondo subito dopo Ronnie.